A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi. Quest'oggi abbiamo un webinar sulla California, da San Francisco, la costa fino a Los Angeles. Presenta Simona De Luis di Sima Viaggi. Benvenuta Simona. Grazie, buonasera a tutti. Ti passo lo schermo, ecco. Perfetto. Buonasera a tutti, sono Simona De Luis della Sima Viaggi e Vacanze. Oggi vi accompagnerò alla scoperta dei sapori e colori della California. Per chi non ci conosce, faccio una piccola premessa. Noi facciamo viaggi su misura, adatti al soddisfare le esigenze dei vostri clienti e pertanto non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta. Il primo itinerario è un fly and drive alla scoperta della California. Questo itinerario parte da San Francisco fino ad arrivare a San Diego, passando per la costa e toccando le cittadine di Carmel by the Sea, San Simeon, Santa Barbara e Los Angeles. Il primo programma che vi propongo è della durata di 11 giorni 10 notti, valido come quote fino ad ottobre. E la quota per persona in camera doppia è di 1.780 euro commissionabile. Questo itinerario ovviamente potrebbe subire variazioni in base alle richieste dei vostri clienti. Questo è, diciamo, un approccio alla scoperta della California per chi ha poco più di una settimana. E sono previsti due pernottamenti a San Francisco, una notte a Carmel, una notte a Big Sur, una notte a Santa Barbara, due notti a Los Angeles e tre notti a San Diego. La quota comprende il noleggio auto, tipo Toyota Corolla o similare, con GPS incluso ovviamente, e il totale del noleggio è stato calcolato per una durata di 8 giorni e non di 11, in quanto a San Francisco è inutile tenere la macchina. E come vedremo più avanti ci sono altri mezzi di trasporto da utilizzare. La presa della macchina è a San Francisco città il terzo giorno e il rilascio invece è considerato a San Diego direttamente in aeroporto, in modo tale che i clienti abbiano a disposizione l'auto come trasferimento in partenza. La quota non comprende il volo e le tasse aeroportuali, che come ben sapete tutti, ormai trattandosi di voli di linea, bisogna vedere al momento della richiesta la disponibilità, le promozioni, le esigenze del cliente. Il visto ESTA non è compreso, gli alimenti, le mance, l'assicurazione e la quota di iscrizione. Il viaggio dei vostri clienti parte da San Francisco, che è considerata una delle maggiori città del mondo. Ha una baia stupenda, riconoscibile dal Ponte Rosso, dai tram su rotaia cable car, dal lungomare, pertanto alla City by the Bay non manca veramente nulla per essere considerata una meta imperdibile fra la lista dei desideri dei vostri clienti. È rinomata per i suoi ristoranti, sia stellati ma anche per i food truck, che sono delle autentiche cucine a quattro ruote, senza però tralasciare l'aspetto culturale e quindi le espressioni di danza, teatro, musica e opera di livello mondiale. È anche rinomata per le infinite attività all'aria aperta che propone e tutto ciò la rende veramente meta nella lista dei desideri dei viaggiatori. In queste diapositive ho messo, oltre alle foto delle destinazioni, anche i principali punti di interesse, quelli che consideriamo fra gli imperdibili, anche se poi in realtà ce ne sarebbero molti altri, ma non basterebbero diapositive su diapositive. E iniziamo subito dal Golden Gate Bridge, che è
più fotografato e conosciuto al mondo. Alto 227 metri, è famoso anche per il suo colore rosso, dal quale non prende il nome. Sembra infatti che quando fu installato l'acciaio del ponte era coperto da questo strato di vernice rossa. Quel colore piacque talmente tanto a uno degli ingegneri che suggerì di mantenerlo. Uno dei modi più local per vivere San Francisco è sicuramente quello di girare in bicicletta. Si trovano infatti molte società di noleggio e pertanto suggeriamo per i vostri clienti di affittarne una e, muniti di mappe stradali dettagliate, potranno percorrere il tragitto da San Francisco attraverso il ponte fino ad arrivare a Sausalito e Tiburon. Al ritorno invece è possibile prendere un traghetto e all'estremità sud del ponte troverete un bel negozio di souvenir, un caffè, e da qui potranno ammirare tutta l'imponenza della struttura stessa. Altro modo di vivere la città local è rappresentato dall'utilizzo del cable car, i famosi tram di San Francisco che percorrono le colline della città. Viaggiare all'esterno di un cable car mentre percorre i quartieri della città non è un'altra cosa molto tipica, proprio perché è un mezzo di trasporto utilizzato regolarmente anche dagli abitanti, quindi non è solo un mezzo di trasporto utilizzato dai turisti. Durante il periodo estivo potrebbero verificarsi lunghi tempi di attesa nei punti di inversione di marcia che sono a Powell Street e Market Street. Per i clienti più curiosi della storia di questi veicoli c'è la possibilità di visitare il museo gratuito, il Cable Car Museum. Altro punto di interesse è Alcatraz, questa famosa ex prigione nota per i suoi detenuti. I traghetti verso Alcatraz e Angel Island Park partono dal Pier 33 di Fisherman Wharf. Alcatraz è situata su quest'isola battuta dal vento e immersa nella nebbia, quindi in un'atmosfera pure un po' inquietante, di fronte a San Francisco. Sembra essere così vicina, ma in realtà è così lontana. E pensate che tormento che era per i detenuti. Vengono organizzate visite giornaliere in diverse fasce orarie, con anche il tour audio delle celle. Passeggiando ad Alcatraz, i vostri clienti potranno ammirare la città, il Golden Gate Bridge e lo spettacolare Bay Bridge. Alcatraz è diventata anche un importante luogo per la nidificazione degli uccelli oceanici e una parte dell'isola è chiusa al pubblico per la stagione riproduttiva. E altra cosa da non far perdere ai vostri clienti è il Fisherman Wharf. Al molo si trovano ancora i pescatori con le loro vecchie affascinanti barche da pesca che tutt'oggi escono alla ricerca del tipico granchio, Danger Scrub, che è possibile assaggiare fresco, appena cotto, direttamente lungo le banchine del molo, nei pentoloni. Proseguendo la camminata fino al Pier 39, i vostri clienti avranno l'imbarazzo della scelta invece per i ristoranti di pesce, negozi e esibizioni di artisti di strada. Altro punto di interesse è Union Square, che è considerata il salotto lussuoso a cielo aperto della città. La piazza è molto elegante, è situata proprio nel centro della città ed è anche il cuore dello shopping di lusso, ma è bello anche solo per fare una passeggiata o prendere un caffè. Inoltre suggeriamo, sempre ai vostri clienti, di andare a visitare, non molto distante da San Francisco, il Muirwood National Monument, che è un antico parco di sequoie, considerato proprio il miglior monumento per gli amanti degli alberi che si possa trovare sulla Terra. È situato poco più a nord del Golden Gate Bridge, nella Marin County, e protegge questa foresta di sequoie che non è stata mai tagliata. E quindi qui vi ho riassunto i principali punti di interesse. L'itinerario suggerito prosegue per Carmel by the Sea, che è più nota come Carmel. Il villaggio è caratterizzato dalle sue stradine e dai suoi scorci unici che faranno innamorare un po' tutti.
A Carmel i vostri clienti si potranno perdere nelle sue viuzze piene di gallerie d'arte, dove ammirare i dipinti di paesaggi marini e altre opere esposte presso la Carmel Art Association, che è un'associazione no profit di un gruppo di artisti. Oppure si potranno perdere fra i pub e le locande e le boutique. La spiaggia di Carmel è un vero paradiso, è lunga 2 km, è di sabbia finissima di un colore quasi trasparente. Percorrendo la 70 Mile Drive, una bellissima strada panoramica, in auto ma si paga l'accesso perché è una strada privata, in bicicletta, che suggeriamo, o a piedi, si attraversano foreste di cipressi e si può ammirare la costa rocciosa dove ci sono delle case mozzafiato, sono dei cottage con vista sull'oceano. Altra imperdibile visita che suggeriamo di consigliare ai vostri clienti è quella dedicata al parco costiero di Point Lobos, un promontorio dal quale potranno vedere con un binocolo i getti d'acqua delle balene grigie nel periodo che va da dicembre a marzo e le balenottere azzurre che va in piena estate. Se fra i vostri clienti ci sono appassionati di immersioni, qui è possibile, ma è necessario prenotarsi per tempo perché a tutela dell'ecosistema marino le immersioni sono limitate. Anche qui vi ho messo, oltre alle foto degli hotel, il riepilogo dei principali punti di interesse. Si prosegue per Big Sur, questa località affascinante sulla costa, sulla tortuosa Highway 1, piena di piazzole di sosta, dove si possono ammirare il panorama e gli scorci unici nel loro genere, come ad esempio il Bixby Bridge. Altro punto per fare delle bellissime foto sono le Makeway Fall, sono delle cascate che dopo un salto di 21 metri passano dalla scogliera ad una spiaggia sottostante che è quasi nascosta. Qui i vostri clienti possono avvistare, secondo i periodi dell'anno, i condor, che sono ormai una specie protetta, o le balene che migrano. La bellezza della regione ovviamente ha contribuito all'apertura di hotel esclusivi ricercati, fra i quali l'esclusivo Post Ranch Inn, che è ubicato su una scogliera, dove, come previsto dal nostro programma, i vostri clienti pernotteranno. A Big Sur consigliamo di suggerire ai vostri clienti di non perdere la possibilità di cenare nel ristorante panoramico in cima alle scogliere, Nefente. Qui il panorama è veramente unico. Altra escursione che consigliamo è nelle foreste di sequoie verso il Big Sur River, uno splendido parco. In città invece potrete trovare la biblioteca Henry Miller Memorial in onore dell'omonimo scrittore americano. Da maggio ad ottobre all'interno e nei dintorni di questa biblioteca si svolgono eventi speciali e esibizioni dal vivo. Prima di proseguire il viaggio in direzione di Santa Barbara, consigliamo di proporre ai vostri clienti una sosta a San Simeon. Questa piccola cittadina è un luogo lungo la costa, è un luogo ideale dove poter fare una piacevole sosta. Ovviamente qui l'attrazione maggiore è costituita dalla bellezza naturalistica. Le sue spiagge sono fra le più incontaminate. La baia isolata a sud dal faro di Pietra Blancas ha più di 15.000 esemplari di elefanti marini, o appunto lo stesso faro di Pietra Blancas, che è uno dei pochi fari costruiti in California, e le sue molteplici aree della California State Park, e infine dalla lussuosa residenza di un magnate dell'editoria, Hearst Castle. Fatta la sosta, si prosegue per Santa Barbara. Questa elegante città, dalla classica architettura in stile coloniale spagnolo, è stata ricostruita dopo un terremoto. È stata ricostruita in questo stile spagnolo proprio per omaggiare i primi visitatori sbarcati nella regione. È soprannominata The American Riviera per il suo clima favorevole, fra virgolette proprio mediterraneo, e la sua posizione privilegiata dai venti della Santa Ynez Mountain, con i suoi inverni miti e le molte giornate di sole. Tappa consigliata per gli acquisti invece è State Street, qui gli amanti dello shopping non potranno veramente resistere. Passeggiando sul lungomare storico di Santa Barbara e proseguendo sul famoso pontile, si potrà invece ammirare la vista della città o si potrà approfittare per mangiare un autentico fish and chips. Il clima mite favorisce la produzione locale,
prodotti biologici che si possono acquistare nei mercati settimanali direttamente dai produttori locali. I mercati si svolgono giornalmente, tranne il lunedì, in diversi luoghi della città, ad esempio il martedì pomeriggio a State Street, o presso il Santa Barbara Public Market, dove trovare prodotti gourmet locali. Santa Barbara è anche famosa per le cantine che producono vini d'annata. Nella regione del vino, la Santa Wines Valley, che sta a nord di Santa Barbara, sole e nebbia rendono questo unica la produzione di Pinot. Infatti, grazie alla sua splendida posizione vicina all'Oceano Pacifico, al tramonto, essendo investita da nebbie e correnti d'aria fredda, sono la condizione perfetta per i vitigni di Chardonnay e Pinot Nero. Mentre invece all'interno della regione, verso Happy Canyon, troverete coltivazioni di Bordeaux. Per chi vuole fare più degustazioni c'è la possibilità di acquistare un passport. Ed ecco arrivare a Los Angeles, la città delle luci e del fascino urbano. È un misto fra moderno e storia. Il centro della città, il cosiddetto downtown, propone le attrazioni tipiche delle grandi città. Quindi non mancano ristoranti, offerte culturali ed eventi sportivi come il Grand Park, al cui interno i vostri clienti troveranno il Music Center e il City Hall. Nel Grand Central Market invece i vostri clienti troveranno alimenti preparati al momento, come ad esempio gli hamburger di Belcampo, che utilizza carne di bovini alimentati al pascolo, o i sandwich di gelato che potranno prepararsi da soli da McConnell Fine Ice Cream. Grand Avenue è il cuore culturale della città, dove si esibiscono fra gli altri l'Orchestra Filarmonica di Los Angeles. Senz'altro dovreste consigliare ai vostri clienti di fare una passeggiata a Hollywood, la cui scritta campeggia sulle colline. Anche di fare una fotografia lungo la passeggiata del marciapiede più famoso del mondo, che è il Hollywood Walk of Fame, percorrendo infatti entrambi i lati della Hollywood Boulevard, dove sono celebrati ognuno con la sua stella personale, personaggi di spicco nel mondo del cinema, della TV, della radio e del teatro. Invece in Olvera Street i vostri clienti potranno ritrovare l'atmosfera messicana nel centro storico di Los Angeles. Scopriranno i retaggi della cultura messicana con i suoi edifici del XIX secolo che oggi sono adibiti a ristoranti tradizionali e negozi di arte popolare. Olvera Street ricorda un autentico mercato, il tipico mercato messicano. Qui non mancano i mariachi che suonano le loro chitarre e nell'aria si sprigiona il profumo dei churros caldi e delle tortillas appena preparate. Altra esperienza da non perdere che consigliamo ai vostri clienti è cenare in uno dei tanti ristoranti o club che si trovano proprio sui tetti della città, nel centro di Los Angeles, per guardare un tramonto dietro l'orizzonte o la distesa di luce al di sotto o l'insegna di Hollywood. Altra tappa durante il viaggio è Beverly Hills con la sua Rodeo Drive, dove ci sono negozi grandi film o presso il The Grove, che è un lussuoso centro commerciale all'aperto dove si mangia, si fa shopping o si può guardare un film. Oppure consigliamo di fare una sosta all'Original Farmer Market, che è il luogo per gli acquisti culinari. Anche qui ritrovate l'immagine dell'hotel prescelto e i principali punti di interesse di questa città. Ed eccoci arrivati a San Diego, l'ultima tappa del nostro viaggio. San Diego è considerata il vero sogno californiano, con i suoi chilometri di spiagge bagnate dall'oceano. La città offre molto, sia a livello di possibilità di praticare sport acquatici, e sia grazie alle molteplici attrazioni. Si trovano anche molti laboratori di birra artigianale, ad oggi sono più di 85. Alcuni organizzano delle visite guidate, comunque la tendenza attuale, quella dei ristoranti, dei pub e dei birrifici, è di creare dei menu abbinati alle birre locali. Su questa lunga costa si praticano molti sport, fra cui kayak, moto d'acqua, barca a vela, kitesurf e remare in piedi sulla tavola.
C'è anche la possibilità di fare dei tour in barca, ma non solo, si potrà anche passeggiare, correre o andare in bicicletta nei percorsi a ridosso della Mission Bay. L'attenzione per la natura e la flora la ritroveranno i vostri clienti anche nel bioparco della città, dove fra l'altro, oltre ai musei vari, c'è una raccolta di più di 130 varietà di rose al Grant Parker Memorial Rose Garden. In questo bioparco si trovano anche più di 650 specie di animali. E poi c'è SeaWorld per osservare i trichechi, leoni marini, pinguini, orsi polari, e dove si potrà assistere alle acrobazie che intrattengono il pubblico durante il giorno, o dove si potrà essere protagonisti immergendosi nelle piscine insieme ai beluga, che sono queste piccole balenottere bianche, o nelle vasche dei delfini. Altra attrazione per grandi e piccini è Legoland. All'interno del parco, i vostri clienti potranno ammirare le ricostruzioni fedeli in miniatura delle città di San Francisco, Washington e New York. Qui è possibile acquistare tutto ciò che appartiene al mondo Lego, quindi animali Lego, magliette Lego e kit pronti da costruire. All'interno del parco c'è la possibilità di mangiare in diversi ristoranti o anche di dormire, visto che c'è Legoland Hotel. Il secondo itinerario che vi propongo è l'Altra California, la Strada dei Vini. Questo itinerario inizia da San Francisco e si estende per quella che è la regione dei vini fra Sonoma e Napa Valley, fino a spingersi nella parte più settentrionale che è Hillsburg, per tornare poi su San Francisco. Le distanze fra una cittadina e l'altra non sono molte, ma è stato studiato apposta per far assaporare al meglio la destinazione, per poter fare le degustazioni nelle diverse cantine e per visitare le diverse cittadine. Questo itinerario è appunto strutturato con 8 giorni, 7 pernottamenti. La quota è a partire da 1.050 euro per persona in camera doppia, valida fino ad ottobre e commissionabile. Abbiamo previsto 4 notti a San Francisco, una notte a Napa, una notte a Saint Helena e una notte a Hillsburg. Gli alberghi che abbiamo messo anche nel primo itinerario sono tutti 4 stelle, qui c'è solo un 3 stelle perché è il meglio che offre la destinazione, anche se poi, come potrete vedere più avanti, è un'ottima struttura. Ovviamente l'itinerario, anche questo, può essere modificato per adattarsi alle esigenze dei vostri clienti. Il noleggio auto previsto anche qui è per la durata di 4 giorni, sempre con una Toyota Corolla o similare, inclusa di GPS. Sempre per il discorso che a San Francisco è inutile avere la macchina a disposizione. E quindi verrà ritirata in città il quinto giorno e rilasciata però in aeroporto il giorno di partenza, quindi l'ottavo giorno. E anche su questa quota non è compreso il volo e le tasse aeroportuali, proprio perché, come dicevamo prima, le tariffe aeree sono in continua evoluzione e bisogna vedere che promozioni ci sono, che disponibilità c'è al momento della prenotazione o anche sentire quali sono le esigenze del cliente. Non comprende il visto ESTA, gli alimenti, le mance, l'assicurazione annullamento, quella sanitaria e la quota di iscrizione. Anche questo itinerario parte da San Francisco, che abbiamo già visto precedentemente, pertanto qui vi rifaccio un riepilogo riassunto dei principali punti di interesse che riteniamo essenziali. Quindi il Golden Gate Bridge, che è percorribile in auto, a piedi, e noi sosteniamo che sia preferibile in bicicletta. Il Golden Gate Park, che è il parco cittadino, adatto per effettuare sport, per rilassarsi o per assistere a eventi culturali. La cable car, che non sono un solo mezzo divertente per scoprire la città, ma è proprio un vero mezzo di trasporto pubblico utilizzato anche dagli stessi abitanti. Alcatraz, che è l'ex prigione famosa per i suoi famosi detenuti, che è visitabile tutti i giorni. Il Fisherman Wharf, che dove al molo troverete ancora i pescatori, e il Pier 39, dove invece si possono degustare le specialità di pesce nei vari ristoranti. Union Square, che è il salotto lussuoso a cielo aperto della città,
ed è anche il cuore dello shopping di lusso. E poi anche qui suggeriamo di fare una piccola escursione al Muir Woods National Monument. Questo parco di antiche sequoie è veramente ben conservato. Ed eccoci arrivare nella Napa e Sonoma Valley, la regione dei vini. La California, infatti, con più di 3.000 aziende vinicole, offre veramente prodotti pregiati ovunque voi andiate. Ci sono dei percorsi classici, spesso pieni di cantine, che non basterebbe una settimana per visitarle tutte. Molte aziende vinicole offrono degustazioni gratuite di annate selezionate e altre richiedono invece un pagamento di una quota che include un bicchiere da conservare per ricordo. Spesso questa quota viene restituita se si acquistano vini. Nel periodo della vendemmia, ovviamente a fine estate e inizio autunno, il lavoro nelle aziende vinicole è in vero fermento, come il vino. In questo periodo le sale di degustazioni possono risultare a corto di personale proprio perché sono tutti presi della vendemmia. E a meno di un'ora di auto da San Francisco, la Napa Valley è la zona vinicola con le sue centinaia di cantine che danno i natali ai più famosi e premiati vini californiani. Con le sue grandi proprietà si possono effettuare degustazioni. E noi vi proponiamo un itinerario in auto, ma la famosa valle è percorsa anche dal treno. Questa regione è visitabile nelle diverse stagioni e ovviamente i colori che vedrete saranno diversi. Durante la primavera i vigneti saranno rigogliosi. L'estate invece è la stagione in cui ci sono più eventi, grande grazie all'affluenza dei visitatori, e ovviamente l'autunno è la stagione della pigiatura e quindi della piena attività delle cantine. E durante l'inverno, invece, con le città addobbate per le feste, l'atmosfera cambia ancora e i vostri clienti potranno rilassarsi nelle spa o cenare in uno dei ristoranti stellati, che è un'impresa un po' più ardua invece nel periodo estivo. La cittadina di Napa sorge sulle rive del fiume da cui prende il nome, il Napa River, e un tempo era stata trascurata dai turisti. Oggi, avendo invece subito un rinnovamento, è diventata una meta ambita da molti, con i suoi numerosi e rinomati ristoranti, alberghi di lusso, parchi e soprattutto con le 30 sale di degustazione che si trovano proprio nel centro cittadino. Nei dintorni da non perdere è Oxbow Market, un mercato alimentare dove si possono degustare ostriche fresche, prodotti di salumeria artigianale, tartufi al cioccolato e altre specialità. Da segnalare che le degustazioni di vini locali si possono effettuare anche a bordo del Napa Valley Wine Train. Il treno parte proprio dalla città di Napa. Anche qui ho riassunto i principali punti di interesse e questo è l'albergo utilizzato, veramente una bellissima struttura. Prima di proseguire il viaggio per St. Helena, suggerite ai vostri clienti di fare una sosta a Yountville, detta anche Kellerville. In questo piccolo villaggio i vostri clienti infatti potranno soddisfare i piaceri della tavola. La cittadina è famosa in ambito culinario grazie allo chef blasonato Thomas Keller, che oggi vanta un numero importante di ristoranti, ma quello che lo ha portato al successo è il The French Laundry. È stato rilevato nel 1994 e ancora ad oggi mantiene l'eccellenza con le 3 stelle Michelin. E infatti i tempi di attesa per la prenotazione sono addirittura di alcuni mesi. Se i vostri clienti fossero interessati, ditegli di tentare di prenotare per il pranzo e potrebbero essere più fortunati. E, oltre al famoso ristorante, lo chef Keller ha aperto anche il Bouchon e il Bouchon Bakery, dove degustare dolci per pericolosi. Questo nella foto è proprio il ristorante. Arrivati a St. Helena, soprannominata la Napa Valley Main Street. Questa cittadina è ricca di negozi, gallerie d'arte e caffè alla moda e ovviamente non manca la possibilità di degustare vino, ma anche olio. C'è la possibilità di acquistare il passport St. Helena,
che vi consentirà l'accesso alla visita di 8 cantine con degustazioni di vini pregiati accompagnate anche da piccoli assaggi. Prima di arrivare a Innsbruck, che è l'ultima tappa del nostro itinerario, suggeriamo di far fare una sosta a Calistoga. Calistoga è una cittadina meno frequentata rispetto a Napa e uno dei luoghi dove fare un viaggio in mongolfiera, che è un'altra esperienza tipica della Napa Valley. Da qui è possibile sorvolare la valle in mongolfiera e ammirando quindi un panorama che è unico. E inoltre qui i vostri clienti potranno scoprire le sorgenti termali della valle che sono note fin dai primi dell'Ottocento, dove possono rigenerarsi nelle acque vulcaniche ricche di minerali o provare i benefici anche del bagno nel fango o di vari trattamenti che si propongono lì sul posto. Per gli intenditori è da una nota che nel 1976 Chateau Montelena regalò notorietà ai vini della Napa Valley, portando alla vittoria uno Chardonnay del 73 che competeva con i migliori vini francesi durante una degustazione proprio a Parigi, quindi una bella rivincita. Questa è la struttura che vi accennavo, il 3 Stelle, che come potete vedere è veramente un'ottima struttura. Anche qui vi ho riassunto i principali punti di interesse. Arrivati a Innsbruck, quella che era considerata una cittadina di campagna all'estremità settentrionale della Sonoma Valley, oggi è diventata una delle mete d'élite nella wine country californiana. Pittsburgh offre altre sale di degustazione ovviamente, ristoranti stellati come il famoso Farmhouse Inn e alberghi sfarzosi. Consigliate di acquistare un pass giornaliero per più giorni, con valido in oltre 80 aziende vinicole che consentirà la degustazione nelle diverse sale. E inoltre consigliamo ai vostri clienti di non perdere il Farmer Market, che è un mercato ortofrutticolo dove troveranno prodotti locali, frutta e verdura a chilometri zero e coltivati con metodi ecosostenibili. Questo è l'ultimo itinerario che vi propongo, Los Angeles e Isola di Santa Catalina. E il viaggio è per 10 giorni e 9 notti, la validità è fino a settembre 2016, a partire da 1.600 euro per persona in camera doppia ed è commissionabile. E la base di Los Angeles l'ho messa semplicemente con le 4 notti, ma ovviamente secondo le esigenze o il tempo a disposizione dei clienti potremmo far fare un tour, un viaggio fly and drive o insomma diverse possibilità. Qui era tanto per farvi focalizzare l'attenzione sull'isola di Santa Catalina. In questo programma sono previste 4 notti a Los Angeles e 6 notti all'isola di Santa Catalina. Tutte e due le strutture sono 4 stelle. Il soggiorno a Santa Catalina prevede la prima colazione e un aperitivo giornaliero a base di vino e formaggio, il trasferimento in barca con la Catalina Express, che parte da Long Beach, da San Pietro e da Dana Point a Los Angeles. La quota anche qui non comprende voli e tasse aeroportuali, il visto ESTA, gli alimenti, le mance, l'assicurazione annullamento e sanitaria e la quota di iscrizione. L'isola di Santa Catalina, con le sue belle spiagge di sabbia bianca, le sue palme, i suoi tramonti, è una meta di vacanza ideale e infatti non a caso molti personaggi famosi, tra cui anche Marilyn, vissero qui. È adatta per i viaggi di nozze e per una romantica fuga. Si trova a 35 km al largo della costa californiana meridionale ed è raggiungibile con il traghetto Catalina Express in circa un'ora. I traghetti la collegano durante tutto l'anno da Long Beach, Dana Point, Newport Beach e da San Pedro. Spesso durante la traversata i vostri clienti potranno avvistare delfini e balene, oppure è raggiungibile con un piccolo sorvolo di 15 minuti con un elicottero, che è un'esperienza da veri VIP. Arrivati sull'isola, i vostri clienti troveranno taxi e navette per raggiungere l'hotel. Il modo di spostarsi principale è camminare, e questa è un'impresa anche abbastanza possibile viste le ridotte dimensioni dell'isola,
oppure è possibile noleggiare i golf cart o le biciclette. Avalon è il centro principale dell'isola, dove c'è un parcheggio di taxi e nel periodo estivo entra in funzione anche un tram con due percorsi. L'isola di Catalina è una delle più antiche aree protette della California meridionale, fondata nel 1972, e in quest'isola hanno trovato un habitat naturale molte specie di piante, di animali e di insetti che non si trovano da nessun'altra parte. Si trovano specie rare, infatti, come per esempio la volpe dell'isola di Santa Catalina. Si possono anche qui fare escursioni guidate in eco jeep tour o in autobus sul Wildland Express, oppure ci sono dei tour da effettuare in bicicletta. Come avrete capito, la bicicletta è un mezzo a me molto caro, ve l'ho proposto praticamente ovunque. L'isola inoltre offre molto a livello di sport acquatici, e infatti a Descanso Beach, a breve distanza da Avalon Harbour, è possibile noleggiare dei kayak e delle tavole da surf con le pagaie, così come effettuare anche snorkeling e immersioni. Infatti sull'isola i vostri clienti troveranno dei centri diving con affitto di attrezzature e degli istruttori specialisti. Oppure è possibile fare un tour di Avalon Harbour in barca con il fondo trasparente per ammirare i bellissimi fondali e senza fatica, o fare anche un'escursione in mini sommergibile. Quindi le possibilità sono veramente molteplici. Su quest'isola non manca nulla e infatti è anche adatta agli appassionati di golf. Qui si trova uno storico campo da golf a 9 buche, il Catalina Island Golf Course, ai piedi delle colline intorno ad Avalon, che è aperto a tutti. Su questo campo giocò anche Tiger Woods da ragazzo. A questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, vi ricordo che le nostre proposte sono esplicative, si possono adattare facilmente alle esigenze dei vostri clienti. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Perfetto, grazie Simona. Grazie infinite, ci sono un paio di domande che ti manderò, se qualcun altro ha necessità di avere appunto dei chiarimenti, porre la domanda finché è aperta la chat, io invierò oggi stesso le domande a Simona che potrà rispondervi. Per quanto riguarda la programmazione, praticamente il prossimo webinar è martedì 17 maggio sul crociere negli USA, un mondo di crociere negli Stati Uniti a cura del gioco viaggi. Vi ringrazio ancora e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao Simona. Ciao Lia, grazie, attendo le domande, se ce ne sono altre risponderò prontamente. Grazie buonasera a tutti. Buonasera.